Un matrimonio di fede, come c'è io? Allora, lo spettacolo di... Ah, Gianno, ma che dite proprio niente? Allora, cominciamo dall'inizio. L'età morra. Cioè, cos'è l'età morra? Compagnia teatrale, una delle più rilevanti a Taranto. O nome stesso, voi dici, te lo so. L'età morra. Teatro Villa Pelipato. Un matrimonio di fai film, mo avrà dice un matrimonio di fai film, invece la che dite a te. C'è ye? Allora mi dite anche visto, sì, ma non mica mi ricordo, ma ve lo faccio dire da Ciro Intermite. Ciro Intermite è. Allora, badate a buono, c'è ye Ciro Intermite. Autore, direttore artistico della compagnia, presidente, attore. E quindi che avvenne poi il popcorn quando aveva la cristiana, cioè tutto un grattacrato. C'è l'idea, un matrimonio per i figli è la classica commedia che succede dentro un appartamento, dove troveremo una ragazza che porta a casa per la prima volta il suo fidanzato. Devo fare una piccola premessa: la ragazza non gli è proprio bella, è mia figlia, e ho posso dire, anzi è bruttina. Sarà interpretato da mio figlio Vito, perché non potevo far fare una ragazza così brutta a una ragazza della compagnia. E allora ho preferito fa vestì a figlio, ma perché che poi non è che è brutto, cioè, proprio bravo, esattamente. Dicevo, Pi, mi porta sto uagnino a casa e provano cocravacante, come si dice proprio a nord, proprio cocravacante. Nella commedia ci sono tante situazioni particolari, andremo a parlare del pregiudizio, tante volte fingiamo di essere alcune persone e invece nascondiamo qual è la nostra natura. E sto guagnone fece proprio qui. Lui viene a casa. Lui viene a casa e mi fece nervosì per tutto quello che combina. Questo è il punto cardine, contornato da tante situazioni che si vengono a creare. Sì. Parente, sottoparente. Tirchieri di Mugherm. Cadendo tutto cosa ha chiuso in da casa. No. Che devo dire, senza togliere niente a nessuno. Un'interpretazione della come si chiama? Giusi Intermite. Di Giusi, no? Che è da vedere, è veramente da vedere. Una, cioè, proprio ti trasmette, sceglie a tenere le mani nel puntino in sacco. Proprio, cioè, proprio una. Tutti bravi, ripeto, io l'ho vista in un'altra occasione. Tutti bravi, tutte brave, però Giusi, onestamente, se mi permetti, proprio un gradinino sopra gli su. Figlio vestito da femmina, faceva proprio schifo, proprio truccato, proprio nel modo, cioè, sì, da ridere, comicissima. Tu con le tue esternazioni, voglio dire, dai quegli spunti comici che sono necessari, però all'ultimo c'è uno, dopo che ha visto tutta questa commedia, che ha visto tutte queste cose, arrassate, sottarrassate, ecco, quando se ne vede dice, caspita, però questa cioè, proprio quello, più un po' di ragionamenti è proprio quello che a me piace portare in scena, cioè. Sì, ridiamo, scherziamo, ci divertiamo, però quando la gente va via, se riusciamo, dobbiamo lasciare quel quid da pensare. Ed è quello che è successo nell'altra quando siamo andati in scena l'altra volta. I messaggi alla prima, che alla prima mi hanno mandato i messaggi dicendomi che quando sono andati via, oppure il giorno dopo, hanno riflettuto, hanno parlato. Perché alla fine sono cose che possono succedere, pinta tutta la famiglia. Come no? Solo che una volta che poi succedono, le vedi, no? In un'altra dimensione, cioè non a te stesso, cioè le vedi in un'altra famiglia, sulla scena in questo caso,
ti rendi conto che effettivamente tu non è castellundano da te. Infatti. Poi onestamente, cioè, la storia bella scorre tranquillamente. No, vedete così. Ma qua barocco. Si mette a scrivere, scrive. Cioè, la regia ha le sue dimensioni giuste, cioè, anche perché è fatta da te, voglio dire, tu le hai ideata. Ma tu mi vuoi bene? Tu parla così, diciamo, vuoi bene. No. Lo sai bene che ci tengo da dire qualche cosa. La dici tranquillamente. La dico. E perché? Perché va bene anche la regia? Perché una volta che tu l'hai ideata, l'hai scritta, l'hai interpretata, sai tranquillamente, quindi capolive. È quello che devi far fare agli altri. Tante volte Pi fanno le domande, dicono come ti viene da scrivere una storia? E io rispondo sempre alla stessa maniera. Tramandito vattone, cioè, se noi a Taranto facciamo una passeggiata in un posto qualunque, non ti dico ai tamburi da dove arrivo io, trovi spunti per scrivere qualsiasi commedia o qualsiasi gag, perché noi siamo così. Noi, quando dico noi, parlo soprattutto di noi di Taranto, ma proprio al sud abbiamo questa battuta pronta, che fortunatamente con questo noi sdrammatizziamo tante cose che ci succedono, sdrammatizziamo. E poi rimane una cosa che sto fatta qua, che ci facciamo capire, sembriamo dei giocolieri, ma ne facciamo capire pure a due che non capiscono e dove noi non capiamo. Se andiamo all'estero, iniziamo a muovere le mani e ci capiscono. La faccia, tranquillamente, non abbiamo bisogno, potrebbe essere tutto mute. Sì, è vero, non c'è problema. Allora, l'ultima cosa, può dire altro perché qui, insomma, siamo sotto, no? È quella che io ho conosciuto Ciro tanti anni fa. L'ho conosciuto che ha cominciato a mettere le sue idee a dei ragazzini. Ah, sì. A dei ragazzini che muovono da bandato Trumun Gran, no? Erano ragazzini, adesso sono ingegneri, avvocati, dottori, quindi donne sposate, con figli, esattamente. Ecco. Però il fatto, questo lo dico sempre e lo dirò sempre, il fatto che Ciro Intemperie con la sua Le Damor ha preso non i ragazzi da mezza strada, figuriamoci, assolutamente, però non ha dato la possibilità a che questo avvenisse, cioè che lo ognuno potesse essere in mezza strada, è spettacolare. Una parola solo, ma dici su questo che ti hai detto. Allora, quando mi è venuto... Perché l'hai fatto? Ti spiego. Perché l'hai fatto? Mio figlio, tantissimi anni fa, fece una commedia in teatro, parrocchiale. E niente, venne a casa e disse, papà, a me non è piaciuto per niente. Voglio che portiamo una tua commedia, perché lui sapeva che io scrivevo e avevo in un cassetto tutte queste commedie, tutte queste gag, queste storielle, e disse, papà, voglio che portiamo qualcosa in scena di tuo. Io? No, assolutamente no. Però lui mi ha convinto ed è partito tutto. E quando è iniziato tutto ho voluto prendere tantissimi ragazzi. C'erano certi che non sapevano nemmeno cosa fosse il dialetto tarantino. Amici di Vito anche. Amici di Vito, tutti amici di Vito. Non sapevano cosa fosse il dialetto tarantino e piano piano, forse li ho imbruttiti, ragazzi, però chi ne sanno imparare da parlare di dialetto tarantino. Forse tutto sarò banale, sì, dai tamburi, sarò banale, però dovremmo anche pensare di insegnarlo nelle scuole. Allora, secondo me quello che hai fatto non è assolutamente banale, di aver preso i ragazzi amici di tuo figlio, dei tamburi del quartiere dove vivete, dove avete sempre vissuto, e che, se vogliamo, questo senza offesa a nessuno, è sempre stato un quartiere un po' particolare. Poi negli ultimi tempi, è inutile che piangerci addosso. Che è bravo, no? Anche perché fino a quando ci saranno i Ciro Intemperie non ci sarà tempo di piangersi addosso. Perché ti devo dire una cosa, Pi.
Noi facciamo le prove a casa mia. E anche gancio di tre devono, Pino. Lo so. E ho detto tutto. Le d'amor, un matrimonio per i figli, e c'è magari dice più. Basta. Quando mi dite le d'amor, a occhi chiusi. A occhi chiusi. Grazie. Grazie a te, Pino.